Ciao. Qualcuno mi diceva, è passato, ormai sono passati un po' di anni, però ogni volta che vai a parlare, andate a parlare, anche voi portavoce, insomma, che siete già in Parlamento da un po', siete sempre emozionati. In realtà sì, perché vedere i vostri volti davanti a noi è sempre una bellissima emozione. Noi sappiamo che proseguiamo la nostra attività parlamentare avendo un contatto continuo con la base, con le vostre istanze, con quello che voi quello che voi volete che noi andiamo a portare in Parlamento e nelle istituzioni per vostra volontà. Infatti, chi mi conosce lo sa, siamo in costante contatto proprio per questo, per portare la vostra voce all'interno delle istituzioni. Oggi però parliamo in particolare della trasparenza e in particolare chiaramente ci concentriamo sul Comune di Roma, perché io vorrei spiegare in maniera ancora più chiara di quanto non sia già in qualche modo presente davanti ai nostri occhi quanto sia importante proprio la trasparenza per il nostro bilancio, per le nostre tasche, quanto ci costa in termini di debiti, di situazione finanziaria, una gestione opaca delle nostre risorse. Come sappiamo, Roma ha una situazione finanziaria disastrosa perché è stata amministrata malissimo da giunte di centrodestra e di centrosinistra che hanno operato in assoluta continuità, e non lo dice il Movimento 5 Stelle, lo dicono i conti di Roma, lo dicono i debiti che hanno la sfacciataggine di lasciarci. Circa 16 miliardi di euro di debiti soltanto per quello che riguarda la gestione straordinaria. Cosa ci hanno fatto con 16 miliardi se ci lasciano una città in queste condizioni? È per questo che chiediamo trasparenza su quei conti, è per questo che vogliamo che le condizioni che hanno costituito quei debiti siano rese chiare, perché sono contratti stipulati con le banche. Vi dice qualcosa questo? Perché non si può avere trasparenza su chi sono i fornitori, su perché viene pagato uno, quanto viene pagato e quando, perché preferito uno piuttosto che un altro, qual è la lista, quali sono le condizioni dei contratti derivati, perché sono stati stipulati certi tipi di contratti gravosi per il Comune di Roma? Perché non si può avere questa operazione trasparenza per i cittadini? Perché i cittadini non sono messi al centro. Al centro ci sono gli interessi finanziari e bancari. Questo è il motivo per il quale si ingrossano i conti dei nostri debiti. Ed è per questo che dobbiamo arrivare lì dentro, per fare chiarezza, per ricontrattare le condizioni, perché si può fare. Perché i tassi di interesse sono stati, si sono abbassati per motivi che sappiamo, come il quantitative easing per esempio, che ha immesso una grande quantità di liquidità nel sistema economico, e questo ha consentito i tassi di interesse di abbassare, di essere più bassi adesso, e quindi anche noi in quanto debitori dobbiamo rivedere con gli istituti di credito le nostre condizioni. Non è giusto che noi paghiamo miliardi di euro di interessi e non sappiamo neanche perché. E non lo dico per dire, lo dico perché ho partecipato a delle audizioni in Parlamento dove c'è stata l'attuale commissaria straordinaria, la scozzese, la quale ha ammesso candidamente che circa il 46% dei creditori non è identificato, quindi miliardi di euro che noi dobbiamo dare non sappiamo neanche a chi arriva. Ma voi vi rendete conto questo che cosa significa? Questo significa, perché poi andiamo a vedere da dove vengono presi quei soldi,
Andiamo a vedere quando ci arriva il bollettino di Equitalia il motivo per cui non ce la facciamo a pagarlo, perché sono finiti i soldi a fine mese. Andiamo a vedere perché abbiamo le addizionali IRPEF altissime, e ce le abbiamo perché Roma, come cittadini romani, fino al 2048 dobbiamo tirar fuori 200 milioni di euro soltanto per la parte finanziaria di debiti. Quindi noi partiamo a inizio anno con un bilancio meno 200 milioni come cittadini romani, e altri 300 milioni per fino al 2048 ce li dobbiamo mettere come cittadini italiani, perché ogni anno quei 15 miliardi circa che vi dicevo costano 500 milioni di euro per circa 40 anni da quando è stato costituito questa gestione straordinaria piena di debiti. Quindi 500 milioni, di cui 300 milioni li paghiamo come cittadini italiani e 200 milioni come cittadini romani. Quindi partiamo con questo livello di indebitamento. Come può una città partire con un bilancio a inizio anno con le ruote bucate e non sapere neanche a chi deve questa montagna immensa di denaro, senza considerare che ci lasciano una macchina guasta? Perché avessimo le strade lastricate d'oro, avessimo delle strutture scolastiche che lasci tuo figlio e tranquillamente lo puoi riprendere con un funzionamento della scuola e della macchina amministrativa perfetto, sei tranquilla, sicura. No, tutto questo non c'è. Quindi noi paghiamo, è un'emorragia continua per non si sa che cosa. Questa è la mancanza di trasparenza, questi sono gli effetti di una gestione opaca, e questo è il motivo per cui noi dobbiamo riprendere la macchina amministrativa immediatamente. Dobbiamo andare a vedere il motivo per cui è stata gestita così, rivedere le condizioni, riportare le condizioni a vantaggio nostro e non degli istituti finanziari, perché al Movimento 5 Stelle le banche non hanno fatto nessuna cortesia. Noi abbiamo aperto un fondo per il microcredito con i nostri soldi, con i soldi ci siamo tagliati gli stipendi, e le banche le abbiamo sì contattate, ma per fare aprire le imprese, per dare ai giovani la possibilità di riscatto in questo paese. Questo significa fare credito, non significa fare finanza speculativa, e questo è l'esempio che dà il Movimento 5 Stelle. E allora, se vogliamo realmente che le amministrazioni tornino ad essere quelle che devono essere, che lo Stato diventi il cittadino stesso che con i propri soldi amministra la propria sicurezza, amministra la propria salute, amministra la propria istruzione, allora se vogliamo che le banche, piuttosto che fare operazioni finanziarie speculative, tornino a fare credito a noi, dobbiamo votare per il Movimento 5 Stelle. Non ci sono alternative, la strada si può cambiare, la strada la conosciamo, e allora ci vuole soltanto un po' di sano, giusto coraggio. E cambiamo.